continua la marcia di Polisportiva Palermiti e Amatorio Le Castella, che sbrigando la pratica domenicale a loro riservata, il Palermiti batte per 2-1 il Torre Melissa, l'Amatorio Le Castella 2-0 l'Accademia Girifalco, e restano appaiate in testa alla classifica a 22 punti, seguite dalla sola Sersalese che nella mattinata è andata a battere in trasferta il Real Giano per 2-1. Si ferma ancora il Petronà, ancora un pareggio per la squadra di Brizzi che pareggia 2-2 in casa contro la Maroni, mentre la Nuova Valle vede sospesa la propria partita all'inizio del primo tempo, in pratica contro lo Schillegion, per il maltempo e per le condizioni del campo sportivo. Pareggio tra Real Cropani e Real Cotronei e vittoria dello Sporting Cancuri 4-1 sullo Sporting Crotone, New Sporting Crotone. Andando alle singole partite, dobbiamo dire della vittoria della Polisportiva Palermiti contro un Amatori con Torre Melissa che ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Purtroppo le due compagine non sono state agevolate dalle condizioni del terreno di gioco, visto la pioggia quasi incessante caduta per tutta la partita e anche un po' di vento che condizionava le traiettorie della palla. La Polisportiva Palermiti è riuscita a venire a capo di questa partita grazie ai suoi due bomber, Marinaro che aveva portato in vantaggio la squadra di casa, poi raggiunta dal Torre Melissa con un gol di Zumpano per una disattenzione della difesa, e poi con un rigore del solito Marino che consolida il proprio posto di capocannoniere del campionato al 40° del primo tempo. Nel secondo tempo il Palermita ha avuto diverse occasioni per poter raddoppiare, ma vuoi un po' la difficoltà del campo, poi anche qualche errore di precisione da parte dei suoi giocatori, fatto sta che alla fine si deve accontentare 2-1, rischiando addirittura nel finale di poter prendere quel cosiddetto golletto che avrebbe portato il pareggio al Torre Melissa. E quindi adesso ci avviamo alla finale del campionato, quantomeno della parte che è riservata al 2023. Domenica prossima l'ultima giornata, non è l'ultima del girone di andata, ma è l'ultima dell'anno, per poi riprendere il 7 di gennaio e vedere come va a finire questa lotta a due tra Polisportiva Palermiti e Le Castella.